Colgo l'occasione, visto che sono il primo dei relatori, a ringraziarti, Riccardo, per l'organizzazione di questa sessione internodo e poi anche per ringraziare i colleghi di Padova che hanno organizzato il congresso che finalmente ha visto la sua prima mezza giornata oggi. La ricerca che vi sto per illustrare è appunto un progetto geografico condotto in collaborazione con il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Desio, in provincia di Monza e Brianza. E contrariamente a quello che succede di solito nel procedimento scientifico, non inizia, trasmetto adesso questa breve slide bibliografica, perché taglierò tutti i riferimenti teorici alla ricerca che comunque più o meno tutti conosciamo, visto che siamo tutti anche soci dell'Associazione Insegnanti di Geografia, e passerò direttamente a illustrare le diverse tappe del progetto triennale che è stato svolto negli anni passati. Innanzitutto due parole su Desio, questo comune a nord di Milano, dedito soprattutto a attività del secondario e del terziario, che conta di circa 41.000 abitanti. Di questi vi è un bel numero di immigrati, 3.900 circa, che corrispondono al 9,4% della popolazione residente totale. Che non è un dato che si discosta di molto dalla media nazionale, che invece è di 8 punti e mezzo. Quello che invece è una caratteristica di Desio, e lo vediamo nel grafico in basso a sinistra, è la provenienza degli immigrati. Circa un quarto sono romeni, e di nuovo la percentuale molto prossima alla media nazionale, ma un quinto viene dal Pakistan, e questa invece è una percentuale molto elevata, perché a livello nazionale i pakistani sono circa il 2,3%. Tant'è vero che negli anni scorsi giravano anche alcune battute su Facebook, come quella che ho messo qua sulla slide. Per quanto riguarda la composizione demografica degli immigrati, c'è questa piramide della popolazione molto interessante, piramide della popolazione immigrata, dalla quale si vede come la maggior parte degli immigrati sono ovviamente nella fascia d'età compresa fra i 30 e i 44 anni, con una grande prevalenza, tra l'altro, di donne rispetto agli uomini. Presso Adesio vi è un CPA, appunto un centro provinciale per l'istruzione degli adulti, che chi ne vuole sapere qualcosa di più non ha che da consultare il DPR 263 nel 2012, il quale aveva riformulato altri centri di istruzione degli adulti già preesistenti, mi vengono in mente per esempio i CRACIS degli anni 80, che avevano come finalità soprattutto quello di alfabetizzare quegli italiani che non avevano avuto modo di prendere la licenza media in età scolare. È cambiata la società, è cambiato anche il ruolo dei CPA, perché oggi i CPA si rivolgono soprattutto, e questo è anche il caso di Desio, agli stranieri. Vi è all'interno del CPA un'utenza oramai per la stragrande maggioranza di immigrati, che si distinguono in questi diversi corsi. Abbiamo dei corsi di base proprio per insegnare l'italiano agli stranieri, in questo caso qua sono naturalmente tutti stranieri i frequentanti. Poi abbiamo il corso per ottenere la licenza media, vi sono dei corsi mattutini, vi sono dei corsi serali, che
che come vedete insieme fanno, contano all'incirca una sessantina di studenti l'anno, di cui i cinque sesti sono stranieri, gli italiani oramai sono veramente pochi, e fra i quali c'è anche da contare, soprattutto nel corso serale, un buon numero di richiedenti asilo. E infine, molto brevemente, vi è il corso RINFO, cioè rientro in formazione, che è addirittura il primo biennio delle superiori, che ad esempio è presente in due indirizzi, l'Istituto Tecnico in Marketing e Finanza e quello in Meccatronica. E qui gli italiani sono invece circa la metà, quindi qua la percentuale di italiani è un po' più elevata. Il progetto che noi abbiamo condotto in, negli ultimi tre anni era un progetto di cittadinanza attiva, di cittadinanza globale, di inserimento di questo numero importante di immigrati nel nostro paese. Il livello degli studenti in generale presentava una buona comunicazione linguistica, ma un linguaggio geografico invece alquanto limitato. La conoscenza del proprio paese era soprattutto dal momento dell'indipendenza, quella invece dell'Italia era molto scarsa. E poi è emerso anche dall'analisi dei colleghi che per tanti anni lavorano al CTA che presso di loro l'antico viene considerato solo vecchio, senza capirne l'importanza culturale e identitaria. Pertanto ci siamo posti come fine quello di creare una più elevata integrazione sociale attraverso una migliore conoscenza del territorio italiano per quanto riguarda la scala nazionale e di Desio e della Lombardia per quanto riguarda la scala locale. Per quanto riguarda gli obiettivi, conoscere la localizzazione delle principali località italiane ponendo i diversi monumenti italiani nel loro contesto paesaggistico e storico-culturale, e per quanto riguarda gli strumenti, ne abbiamo usati veramente molti, siamo passati dalle attività cattedratiche a quelle interattive, dalle impegnative alle ludiche, da quelle in aula a quelle sul territorio. A grandi linee, naturalmente, quelle cattedratiche erano anche impegnative e in aula, quelle interattive a grandi linee, ludiche e sul territorio. Quali sono queste attività? Allora, ogni anno l'attività incominciava con una lezione introduttiva sull'heritage italiano di circa un'ora e mezza. E poi la seconda attività e invece cambiava. Nel 2018 la visita a Minitalia con una caccia al tesoro servendosi dell'app Kahoot. Nel 2019 un gioco a quiz usando invece l'app Socrative. E nel 2020 un'attività di orientamento per le vie di Milano in collaborazione con il Museo Popoli e Culture del PIME, il Pontificio Italiano Missioni Estere, il Pontificio Istituto Missioni Estere. Iniziamo dalla lezione introduttiva sull'heritage che tenevo io e che partiva da degli oggetti di uso quotidiano sui quali però magari gli immigrati hanno riflettuto poco, che sono le monete di euro, che sono state presentate non nell'ordine del loro valore, ma nell'ordine cronologico del monumento che compare sul verso della moneta stessa. Ed è così che siamo partiti dall'antica Roma con il Colosseo, siamo passati dal Medioevo con Castel del Monte, Dante, poi il Rinascimento, la nascita di Venere, la piazza del Campidoglio, l'uomo vitruviano, infine il XIX secolo con la molla antimoliana e il XX secolo con le forme uniche della continuità nello spazio di boccioni che compaiono sui 20 centesimi. In questo modo ognuna di queste monete poi veniva in qualche modo ricollegata al, cioè ognuno di questi beni culturali veniva certamente ricollegata al territorio nel quale si trovava, veniva localizzato, veniva visto il significato culturale dell'oggi di queste di questi beni culturali. E la lezione durava circa un'ora e mezza e risultava
di solito abbastanza interattiva, perché gli studenti dimostravano un certo interesse, proprio perché si partiva da qualche cosa che loro avevano in mano spesso, ma sui quali non avevano mai riflettuto adeguatamente. Passiamo invece adesso a vedere a grandi linee le attività. La visita Leolandia in Italia, abbiamo detto, con una caccia al tesoro tramite la app di Kahoot, era molto semplice. Sul loro smartphone gli studenti ricevevano un messaggio che li invitava a recarsi in un elemento culturale o ambientale del paesaggio italiano. Lo dovevano raggiungere e poi, una volta raggiunto su questo in Italia, sapete, sono dei modellini, dei monumenti italiani, ma localizzati nel punto giusto della penisola, dovevano fare un selfie per dimostrare appunto di essere arrivato e poi rispondere a queste tre brevi domande: in quale regione si trova, quando e perché è stato costruito, e poi descrivere qualche elemento o naturale, se il bene era culturale, o culturale, se invece il bene era ambientale, del territorio circostante. Una Lorenzo, cosa scusa, su... ti interrompo un paio di minuti per chiudere. Sì, una cosa sulla quale abbiamo molto insistito è che non era un'interrogazione, ma era qualcosa per cui potevano andare senz'altro a cercare su internet. Questa è a grandi linee la provenienza e l'anno di nascita dei partecipanti. Il secondo anno invece si è svolto questo gioco a quiz con delle domande di geografia molto differenziate, vedete, dalle più classiche sul fiume più lungo d'Italia, sulla percentuale degli stranieri, sulla lettura dei grafici, sulla lettura delle carte. E anche qua abbiamo l'anno di nascita e la provenienza dei nostri studenti. Il terzo anno vi era appunto l'attività di orientamento, ma come sappiamo tutti abbiamo dovuto annullare per motivi a noi ormai tristemente ben noti. Quali sono i risultati della nostra attività? Un'ottima attenzione da parte degli studenti, durante le lezioni l'abbiamo già detto, ma addirittura entusiasmo per l'attività sul territorio. Ho messo qua alcuni messaggini che abbiamo ricevuto sulla chat di WhatsApp di studenti che hanno appunto apprezzato in particolar modo l'attività in Italia. Uno sviluppato interesse per l'autoapprendimento, una maggiore consapevolezza del loro abitare, poi c'è stato anche un accresciuto affiatamento fra i docenti, un elevato appoggio da parte delle istituzioni, perché le cooperative che ospitavano all'epoca i richiedenti asilo hanno pagato loro la quota, la piccola quota comunque, che dovevano dare per l'accesso a Minitalia per l'affitto del pullman. Siamo stati contattati da parte di altri CPA locali per ripeterla. C'è stato anche qualche interessante esempio di conflitto culturale. Molto brevemente, c'era uno studente di 16 anni marocchino che ha dimostrato molto imbarazzo dinanzi alla Venere di Botticelli, al Davide Michelangelo, all'uomo vitruviano, che mostrano le loro nudità. C'è stata qualche difficoltà a comporre squadre miste per nazionalità, per genere, si mettevano sempre tutti insieme, e il costo dell'iniziativa per alcuni è stato un po' elevato. È finito tutto regalando a tutti gli studenti, premiandoli per il loro impegno, questa penna col pinocchietto, che però è stato poi negli anni successivi ancora molto usato dagli studenti, e mi piaceva questa fotografia dove ancora appunto si vede come veniva usata volentieri. Detto questo, io Grazie. ringrazio per l'attenzione, e anche a nome dei colleghi e delle colleghe del CTA di Desio, con i quali abbiamo svolto questa ricerca. Rimango a disposizione per domande e ciò che